Ciao a tutti e bentornati sul canale. Se ancora non vi ho fatto gli auguri di buon anno, ve li faccio. Quindi buon anno a tutti e iniziamo questo video con una spesa fatta da Risparmio Casa. Questo supermercato, questo centro lo conoscevo di nome perché ne ho sentito sempre parlare da varie persone sia qua che su Instagram. Non pensavo di averlo così vicino. E è stata una scoperta appunto durante le vacanze di Natale e niente, ho deciso oggi, visto che siamo in zona gialla, di fare un salto e di vedere un attimino cosa offriva. Effettivamente è un posto molto grande che offre molte marche per la casa, quindi a livello per la pulizia della casa, per l'arredo e anche per la persona. Ho preso qualcosa, non ho preso diciamo tanti prodotti a livello di detersione o quant'altro, perché la mia spesa era già stata fatta. Però, tra l'altro mi sono dimenticata di prendere la candeggina, vabbè. E però qualcosina ho preso. Qua c'è una lista, se riesco vi do anche i prezzi. Ho qua due sacchetti, pesco a caso, quindi quello che ho comprato. Allora, ho comprato questa, iniziamo con la carta igienica, profumata di Risparmio Casa, eccola qui. L'ho presa cera bianca con le decorazioni verdine e rosa. Io l'ho presa rosa, questa è profumata, tre veli, carta igienica, sono sei rotoli. Oddio, adesso andare a cercare qua in questo scontrino quanto io l'abbia pagata. Mi sembra che di averla pagata... ce la posso fare, 1,69 euro, qualcosa del genere, no, forse, no, non ce l'ho, ragazzi, non lo so, l'ho pagata, ragazzi, non ve lo so dire, non la trovo, sui 2 euro, insomma, meno di 2 euro, ecco, questa qua, quindi, niente. Serve sempre in casa. Poi ho preso questo Maxi Via Cal. Io l'ho preso alla profumazione fresco profumo, mi serviva comunque un anticalcare. E ho sentito anche i pareri lì delle persone che stavano comprando questo prodotto e alla fine dicevano che tutti che questo era quindi il migliore. Infatti questo è nella confezione grande da 1 litro, l'ho pagato 3,99 euro. È la prima volta che lo trovo un formato così maxi, infatti vedete, quindi questo qua. Poi ho comprato, vai a trovarli, eccoli qua, due di questi felce azzurra, muschio bianco e giardino zen. Questi qua, questo soprattutto a me è piaciuto tantissimo e l'ho messo nell'armadio di mia figlia e mi ha detto: mamma, è top, è fantastico. Questo, al muschio bianco, l'ho messo da mio marito, è una profumazione molto delicata, però questo qua infatti tra l'altro era l'ultimo, per cui l'ho preso proprio al pelo. E questi qua, se non ho sbaglio, sono stati pagati, felce azzurra, 1,39 euro. Sinceramente non so se costano di meno o di più negli altri posti. Io questi qua li avevo presi l'ultima volta in offerta, tra l'altro, da Alessia Luga, però non ricordo quanto li avessi pagati. Andiamo avanti, ho preso due guanti da cucina e ne ho presi due da sostituire quelli che ho, che sono orrendi, veramente anche bruciacchiati, quindi li ho presi, erano questi qua in offerta, se no ce n'erano anche altri, questi qua in offerta, i guanti mi sembra 1 euro l'uno, chiaramente, vediamo un attimino, offerta, che ci sono scritto... Quanto da cucina, esatto, 1,60 euro l'uno. Scusate, mi è caduto il comprino. Ok, poi ho preso, allora, questo appoggiamestolo da mettere ovviamente sul tavolo della cucina quando si fa da mangiare, perché molte volte o mio marito me lo appoggia sui fornelli oppure me lo appoggia dove capita. Speriamo che quando lo usa lui, quando si mette i fornelli, lui me lo utilizzi. Questo qua è in offerta a 0,99, è doppio, quindi adesso lo vedete che è fermato qui, ma sono praticamente due, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, quindi era in offerta. Poi ho preso, per quanto riguarda la persona, ho preso solo una cosa, che è questo shampoo seborregolatore della Erboristeria Antica, e tra l'altro era l'unico che andava, cioè che era quello di cui ne erano rimasti pochi,
Questo qua l'ho pagato, non so se ce n'erano tantissimi, comunque ve lo devo dire, non di questo l'ortica, ma di varie profumazioni, varie tipologie. Infatti ero tentata di prenderne altri, poi ho detto vabbè, iniziamo a finire gli shampoo che abbiamo lì, perché sennò mi riempio la casa e basta. Questo qua era allora in offerta, però non me lo ricordo, costava 1,59 euro. In offerta ho preso queste due candele profumate, io ho scelto queste due, allora eccole qui, tra l'altro vedete anche con le decorazioni, questa qua alla profumazione, scusate, della marca, e questa, non so, mai sentita perché appunto io fatigati, vabbè, questa qua al bouquet di rose, che altro non è male, questa qua alla margherita. Questa qua, queste qua, scusate, sono state prese in offerta e pagate l'una 0,99. Quindi, ok, sono anche molto carine, poi vedete, speriamo che facciano profumo. Allora, in questo sacchetto poi sempre in offerta, no, non credo che fossero in offerta, perché mi sembra che queste qua, adesso vi dico anche che cosa, candela, quelle classiche, proprio quella chiesa, chiamiamo così, le ho prese di queste colorazioni. Voi mi direte perché le hai prese, ve lo spiego subito. Ne ho prese solo per il momento questi colori che mi stavano mancando, 0,99 l'una, perché abbiamo bevuto uno spumante per la notte di Capodanno, insomma per Capodanno, che ha una forma, la bottiglia ha una forma particolarissima, e allora abbiamo pensato di utilizzarla come candelabro, ma nello stesso tempo, essendo una bella bottiglia, la cera si scioglie e quindi rimane cioè tutta insomma colorata, scende sulla bottiglia per decorarla, e quindi la vogliamo decorare con varie candele. Quindi per il momento ho preso queste e niente, poi vi farò vedere cosa insomma, come si realizzerà. Poi ho trovato, ma l'avevo guardato anche sul sito, questo porta oggetti cromato da bagno, perché lo voglio appendere alla parete, non alla parete, scusate, al box doccia, e mettere i prodotti. Stavo cercando una cosa del genere anche su Amazon, anzi su Amazon ce n'era uno, ma è finito da tempo e è in plastica trasparente. Ho provato a prendere questo, speriamo che non mi rovini il vetro. Quindi questo qua è forse la cosa più cara che ho pagato insieme, sì, esatto, 4,99. Poi ho preso, allora, questi c'erano tantissimi anche qua, dentifrici, tanti vari tipi, varie marche, vari formati anche, perché ne ho visto uno di AZ che era altissimo, mai visto un dentifricio del genere. Di solito sono appunto 0,75, era 0,140, 140, non 0,140, cosa sto dicendo? 140. Allora ho preso questi due Colgate Herbal e Family, che sono, vabbè, i classici che Colgate che usiamo, e tra l'altro li ho pagati 0,99, no, 0,79, 0,99. Allora, Colgate 0,99. Poi ho preso un pacco di tovaglioli a doppio velo bianchi, questi sono 100, sono quelli da 33x33, c'erano anche più grandi, ma ho preferito prendere questi qua. Allora, vediamo un attimino, asciuga casa, tobo, penso 0,99 questi tovaglioli, sono 100. Poi ho preso, aspetta che volevo farvi vedere, allora, due panni, questo qua, eccolo qui, questo qua per la doccia, cioè c'è scritto appunto da usare dopo ogni utilizzo della doccia, e questo qui l'ho pagato 0,99, e poi ho voluto prendere solo un panno in microfibra, solo uno, perché mi sembra a casa di averne altri due, però non ero sicura, pensavo di averne di forse qualcuno in più. Questo qui della marca, vedete appunto Risparmio Casa, l'ho pagato 0,99. Questo qua è microfibra. Poi, vabbè, ovviamente c'erano i classici, quello della Vileda, c'erano quelle di marca, io ho voluto prendere questi qua. Ho preso, poi questo non c'entra niente, il reparto cartoleria, cercavo, io volevo una Bic rossa e mi sono dovuta prendere questo kit con quattro colori, io utilizzerò il blu e il rosso in questo caso, e poi non lo so. Comunque 180, 1,80 euro queste quattro penne. Poi ho preso queste salviettine igienizzanti della Lisoform, queste qua, che era l'ultimo pacchetto, perché queste qui le ho pagate
è un po', non mi ricordo se l'isofor, eccole qua, 1,99 euro. Poi c'erano anche le altre, questo qua era le ultime. Poi ho preso un maxi formato, scusate, XXL di coccolino bianco. C'era un coccolino nuovo alla menta e un'altra cosa, c'era scritto eco, però la profumazione non mi piaceva, era troppo pungente. Ho detto, poi magari non mi convince, mi dà fastidio, e quindi ho preso questo qua. Mi sono lanciata con questo perché è un po' che non lo prendo. E poi se Davide mi segue, che, o meglio, Davide mi segue sia qua che su Instagram, non so se guarderà questo video, però se lo guardi, Davide, ho seguito il tuo consiglio. Ho preso questo coccolino Maxi XXL e è stato pagato, eccolo qua, 1,99 euro, sì, non ero sicura, ma 1,99 euro. Poi ho preso, non ho quasi finito, ragazzi, ho dovuto comprare la nuova kit dello scopinetto, chiamiamolo così, per raccogliere le cose, insomma, quando necessitano. Questo kit per gli scopa di Risparmio Casa, proprio il marchio è Risparmio Casa, e questo kit l'ho pagato, Risparmio Casa, boh, non lo so, ragazzi, adesso ve lo dico, insomma, non lo so, l'ho pagato, cos'è, 1,90 euro, 1,60 euro, non ricordo. Comunque questo qua nuovo, perché ne avevo uno piccolo che non mi piaceva, quindi ho preso questo qua, ovviamente nella colorazione blu, c'era rosso, grigio e blu, e io non potevo che prenderlo blu. E poi ancora due cose, credo. Ho preso questi rotoloni, questi asciugatutto 4 veli di Risparmio Marca, proprio Risparmio Casa. Questi qua sono quelli grossi, e questi rotoloni asciugatutto, eccolo qua, l'ho pagato 1,69 euro per due a 4 veli. E poi credo di aver terminato, sì, un'ultima cosa, eccola qua, andrò subito a utilizzare questo deodorante sempre di Risparmio Casa per la lavastoviglie. E questo qui l'ho pagato 0,99. Ok, devo aver terminato, sì. Per me è stata un'esperienza positiva che voglio ripetere, perché comunque ci sono molti prodotti, molte marche, e mi sono un attimino, a un certo punto mi sono anche persa. E niente, per cui voglio ritornare e cercare di comprare questa volta un po' più prodotti per la casa, senza dover andare dal solito Tigotà o Acqua e Sapone. Ci sono i formati ovviamente piuttosto grandi, e niente, quindi mi sono trovata bene. Non sono riuscita a vedere molto il reparto per la persona, perché veramente ero stordita da questo ambiente, da queste. Insomma, ero proprio stordita, non mi aspettavo un ambiente così grande, così pieno di cose, che poi tra l'altro le stavano ancora sistemando, per cui probabilmente erano terminate, le stavano mettendo, poi stavano preparando la parte per il carnevale, per cui c'era un po' di confusione e un po' di saldi stavano mettendo, per cui penso che appena ci sarà ancora la possibilità come zona gialla andrò a fare un salto. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata.